Qual è il segreto dei capelli della Marco? Ma come fa? Qual è il segreto dei capelli della Marco? Ma come fa? Penso che il suo segreto sia una profonda pulizia. In fondo sai che pelle e cute dicono chi sei. Ad esempio, se hai occhiali attorno agli occhi, il fegato che soffre per i problemi alla milza, te ne accorgi dalle macchie attorno, macchie scure in volto, macchie scure in volto, e non è per niente un buon segno. Ma la testa deve essere sempre sana, sempre sana, sempre sana, sempre sana. Sì, 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 sempre sana, sempre sana, sempre sana. Ancora, ancora, ancora. Ma che fortuna abbiamo noi, che il sistema nervoso autonomo esiste. Non dobbiamo controllare ogni battito, perché il cuore batte solo, lui batte da solo. C'è un sole forte, sole che si accende sul colore della gonna attorno alle mie gambe a passeggiare, col mio cane a passeggiare. Ed anche se non è il migliore, il mio cuore batte bene ed io mi fido. Lui non è il migliore, ma batte bene. Io mi fido perché lui batte bene da solo. Io mi fido perché lui batte bene da solo. Ed io respiro perché Dio c'è, perché Dio c'è, perché Dio c'è. Sì, Dio c'è, ma non sono assicurata. E adesso che facciamo? Chi si prenderà cura di me? Un artista non si vede. Tu non mi vedi, è pura magia. Ma un artista deve essere sempre sana, sempre sana, sempre sana, sempre sana. Sì, 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 sempre sana, sempre sana, sempre sana. Ancora, ancora, ancora. In corpo è sano, in corpo è sano. In corpo è sano, in corpo è sano. In corpo è sano, in corpo è sano. Il corpo si è sano. E ora cosa si fa? Mente malata, in corpo è sano. Anima triste, in corpo è sano. Disperazione, in corpo è sano. Tanto paura, in corpo è sano. Ora cosa si fa?